Tutte benvenute, nuovo video e questo sarà il video aggiornamento del progetto smaltimento Panremo. Il progetto per me è durato dal 1 febbraio al 31 di marzo ufficialmente, perché in realtà il progetto partiva dal 1 gennaio al 21 di marzo, avendolo fatto partire appunto il 1 febbraio, l'ho portato avanti per altri 10 giorni. Ho qui segnato come è andato il progetto e ho qui i prodotti del progetto, li ho messi nella scatolina, nel cassettino della cassettierina Malma. Sì, classiche Malma, musiche ho a portata di mano. Allora, come è andato il progetto? Diciamo che l'unico prodotto che credevo di terminare non è terminato, ma per il semplice fatto che me ne manca tipo poche applicazioni. Partiamo subito. Parto dal primo prodotto, anzi vado in ordine per come ve li ho mostrati. Quindi, per quanto riguardava, il primo prodotto era il gloss Stay With Me abbinato a Aprite le finestre di Franca Raimondi. Come è andato? È andato direi più che bene. Allora, voi non lo vedete tanto bene. Allora, questo gloss io praticamente l'ho utilizzato ufficialmente 8 volte nel mese di febbraio, 4 volte nel mese di marzo. Dico ufficialmente perché se non lo sapete, io mi segno tutto su un'agenda, mi segno quando mi trucco i prodotti che utilizzo, così vedo insomma com'è andata. Il fatto che io questo gloss l'ho utilizzato per stare in casa quando portavo fuori il cane, sempre, cioè io l'avevo utilizzato praticamente sempre. Infatti me ne manca poco, tra l'altro con una cannuccia, ve la mostro subito. La cannuccia da granita, questo è, se non avete Primark o comunque avete la possibilità di prendere quelle spatoline per i prodotti, la cannuccia per le granite. Io, cioè, come ho provato a fare così tanto, è sparito tutto, cioè, tutto giù, tutto prelevato. Vabbè, non so se si riesce a vedere quello benissimo, quello che c'è. Una cosa che si riesce a vedere, mi è zampata l'applicatura. Praticamente qualche giorno dopo dell'inizio del progetto mi si è staccato l'applicatore. Per fortuna mi si è staccato fuori. Come potete vedere, era l'applicatore questo qui. Quindi l'ho messo in uno scatolino poi per mostrarvelo. Ho tolto il gommino e quindi io prelevo adesso il prodotto con un pennello da labbra, quindi è anche facile da prelevarlo. Anche se ho altri prodotti nel progetto nei vari progetti smaltimento, tra l'altro oggi è 2 aprile, ho messo online, purtroppo ieri non ho potuto, ho messo online il video del progetto smaltimento Ice Cream Project Pan, poi c'è il progetto smaltimento Avengers Project Pan, poi c'è il 19 nel 2019, quindi diciamo di prodotti labbra ne stanno, però quasi quasi questo io me lo porto avanti e forse ad aprile, in questo mese, me lo finisco. Comunque direi che è andato anche bene. Molto era attaccato alle pareti, quindi diciamo è andato più che bene, insomma l'ho utilizzato. Poi, secondo prodotto, questo diciamo abbinato a Bella da morire degli Homo Sapiens, la Pastello Bosco, questa qui di Neve Cosmetics, questa qua. Allora, questa praticamente andava, qui la foto di Instagram, andava dalla P, ora va dalla A. Praticamente l'ho usata poco, infatti l'ho utilizzata 3 volte a febbraio, 4 volte a marzo. Vabbè, pazienza, è andata così. Questa però l'ho utilizzata più che altro come matita all'interno dell'occhio, e una cosa che ho fatto, mi è venuto in mente, abbinarla a un ombretto, quindi l'applicavo, quando l'ho applicata poi sfumavo poi la parte esterna, per non essere proprio netta, con questo ombretto di Kiko di una vecchissima collezione limitata. Questo qui è l'unico water eyeshadow che ho, in effetti questi erano usciti in edizione limitata, io l'avevo comprato perché è stupendo, però poi io, vabbè, comunque sì, sicuramente la sfrutterò più là, però adesso ho nel 2019 ho quella di
chiama? Libroche, questa qui, che praticamente a pari direi che, cioè, voglio dire, c'è un po' di... dovrebbe finire, insomma, si spera che anche questa, tra l'altro, comunque questa è quella che colora, forse quella e quella marrone sono quelle che colorano meglio, comunque sì, vabbè, usata poco, pazienza. Poi altro prodotto era abbinato a Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, la matita per sopracciglia di Wet n Wild, c'è ancora, purtroppo questa era quella che credevo di finire. Opla. Che tra l'altro i tappini si sono mezzi rotti, quindi cioè, si sta distruggendo ed è sì, cosa, cioè, ve la, ci metto il dito dietro, vabbè, ci metto la mano. Andava praticamente, c'era la parte marrone, insomma, vedrete meglio le foto, vi metterò le foto di paragone. Mi manca poco applicazione, questa l'ho utilizzata tutte le volte che mi sono truccata, tutte le volte, ovvero diciamo tre volte, l'ho utilizzata anche a gennaio, quando avevo deciso anche di inserire questo prodotto nel progetto smaltimento, di non utilizzare per un po' il prodotto che invece ho usato oggi, che non ho a portata di mano, sì, ed è questa qui, la matita di Essence. In effetti non l'ho usata perché ieri a oggi, perché ho detto prima faccio il video e poi la finisco. In effetti questa sicuro ad aprile, questa deve esserci nei finiti di aprile. Questa l'ho utilizzata 16 volte a febbraio, 16 volte a marzo, perché io non mi trucco tutti i giorni, ci sono giorni in cui resto a casa e non mi trucco, cioè proprio non è un problema in realtà uscire, oddio, nei paraggi per portare fuori il cane, o posso anche, cioè non mi trucco, quindi ci sono giornate proprio che non, al massimo metto un gloss, un rossetto che voglio finire così giusto al volo, però per il resto del viso non fa niente, quindi praticamente se l'avessi usata pure qualche giorno in più a febbraio e marzo sarebbe finita, ma fa niente, è andata bene. Poi per quanto riguarda invece la canzone che avevo scelto, Perdere l'amore di Massimo Ranieri, avevo inserito lui, il rossetto che tra l'altro su oggi con il gloss sopra, Ciclamino di Bottega Verde. Questo l'ho usato purtroppo poco, perché l'ho utilizzato tre volte ufficialmente a febbraio e otto volte a marzo. A marzo l'ho usato un po' di più, perché solitamente questo rossetto lo uso molto nel periodo primaverile, quindi marzo-aprile inizio ad usarlo più spesso. Purtroppo adesso ripeto altri prodotti, magari qualche volta lo andrò anche a mettere, però ho altri, come vi dicevo prima, prodotti labbra in progetto smaltimento, e quindi magari un po' lo abbandonerò. Non si vede molto come è andato, ma fa niente. Una cosa che ho fatto è andare ad abbinare una matita labbra che io uso di base, usavo di base con quello, comunque con altri rossetti sui toni violacei, ovvero la matita numero 715 di Kiko, che purtroppo questa matita Kiko non la fa più, e io mi sa che mi so questa era la scorta, quindi io dovrò cercare una matita di questo colore. Grazie Kiko per averla eliminata e per aver cambiato il codice e tutto. Vabbè, cercheremo un'altra, ma è sempre meglio, è bello, cioè, trovare nuovi prodotti anche, quindi sì, andrò a cercare una nuova matita violacea. Poi con la canzone Mistero di Enrico Ruggeri avevo abbinato un blush. Qui sapete già com'è andata se avete visto il video Project Pan, Avengers Project Pan, perché il blush, come potete vedere, non l'ho bucato. In realtà sapevo che sarebbe stato difficile, perché appunto questo è un mistero, non vuole andare avanti. Vabbè, l'ho inserito di nuovo in quel progetto, perché comunque lo continuerò ad utilizzare, visto che ho detto lo metto pure in un altro progetto, tanto comunque di usarlo lo devo usare. Si spera di bucarlo per i prossimi, quello finisce il 23 di giugno, chissà se a giugno lo bucherò, vedremo. L'ho utilizzato comunque 8 volte a vabbè, già 6 volte a gennaio, sì, 8 volte a febbraio e 13 volte
13 volte a marzo, cioè io mi sono truccata 16 volte a marzo, 13 volte ho usato questo, perché le altre 3 volte sono state le volte in cui io magari mi stacco un po' dal progetto, dai progetti di smaltimenti e uso altro, perché appunto non mi voglio, non, questi progetti sono per me dei modi per andare avanti su alcuni prodotti, però comunque io ho prodotti anche un po' più nuovi, un po' che mi piacerebbe trovare, utilizzare, quindi diciamo per quelle volte questo non l'ho utilizzato, anche perché poi ho un altro blush nel 19 nel 2019, quindi diciamo, però le volte che non ho usato lui ho usato proprio dei blush, altri due blush, mi pare quello di Lancome e quello di The Balm, che quelli sapete mi piacciono un sacco. L'ultimo prodotto è un prodotto abbinato a Angelo, canzone di Francesco Renga, ovvero l'illuminante Angel di Nabla. Non gli ho fatto il buco, ma gli ho fatto una conca che non si vede forse bene. Io ho una fotocamera del 2007, quindi arrangio. Questo è quello che passa il convento. Comunque la conca un po' si vede. Forse se ve lo metto per così, così nota. Comunque gli ho fatto la conca perché io questo blush lo uso intermittente. Da dicembre, gennaio, febbraio, marzo, mi sono scocciata 4 mesi sempre a lui, ho detto adesso userò altro, perché comunque ho altri illuminanti, altri che comunque avevano forse più importanza essere finiti prima. Questo babbo ci azzeccava il nome, quindi l'avevo inserito, poi lo stavo utilizzando nel periodo e quindi l'ho portato avanti. Già a gennaio l'ho usato 8 volte, però febbraio l'ho utilizzato 15 volte su 16 volte che mi sono truccata. A marzo 14 su 16. Questo vuol dire che io solo un giorno a febbraio e 2 giorni a marzo non ho usato l'illuminante, perché io ultimamente metto l'illuminante tutti i santi giorni, pure di giorno. Oggi ne ho uno di una palette di Essence. Non è male, insomma. A me mi piace perché, come potete vedere, non faccio l'effetto sbam, ti vedo da Marte, dalla Luna, da fuori, da chilometri. Però è carino, dà un tocco di luce. Poi ora che c'è più luce è bello anche di giorno, non mi fa quell'effetto spento, almeno il tocco di luce. Sì, ho la pelle mista, vabbè, se vedete la base è un po'. Non so come si vedrà, però se vedete la base un po' orrenda è perché purtroppo ieri è stato, no, quando è stato? Sì, domenica, oggi è 2 aprile, domenica 31 marzo, la BB Cream che ho nel progetto smaltimento ha fatto di nuovo la reazione che avevo, quindi mi si sono uscite tanti puntini, quindi vabbè, in effetti speravo di finirla prima dello scoppio, insomma, prima che facesse caldo, ora devo vedere di finirla in un modo lo devo, comunque finirà, però speravo di finirla prima. Vabbè, i prossimi giorni farà freddo, quindi buon per me, magari la finirò nei prossimi giorni. Comunque niente, questa qua non ci ho fatto il buco, ma è andato bene. Direi che per questo progetto mi posso ritenere anche soddisfatta. Ripeto, come ho fatto per i prossimi 2 progetti che sono l'Avengers Project Pan e Ice Cream Project Pan, non mi pongo degli obiettivi specifici. Qua l'unico obiettivo che mi ero posta era finire la matita, non ce l'ho fatta, ma vabbè. 16 e 16, quindi non mi sono truccata per quanto? 12 giorni a febbraio. E non mi sono truccata per quanto? Un altri 15 giorni a marzo, quindi diciamo, non è che mi sono, se mi fossi truccata un po' di più, forse avrei finito la matitina, l'avrei finita. Quindi diciamo che mi posso ritenere molto molto soddisfatta. Che dirvi di più? Qui mi sono segnata tutto, mi ero segnata tutto, ora sono molto ligio, mi sto segnando tutto, 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 tutte le cose, me le sto scrivendo, così potrò aggiornarvi anche i prossimi, è più facile fare aggiornamenti,
aggiornamenti. Sono contenta appunto di come è andato questo primo progetto temporaneo, che era un progetto di appunto 2 mesi. Quello dei 19 del 2019, quello sarà quello che magari mi costerà un po' di più, anche se oggi finito la cipria, ve lo anticipo. Non so quando vi farò il video aggiornamento di quello, perché poi comunque vi dirò anche quelli con cui andrò a sostituirli, però già vi dico, vi anticipo, oggi ho finito la cipria. Ce l'ho fatta e quindi cercheremo di finire anche tutti gli altri prodotti fino al 31 dicembre, abbiamo tempo. Per questo video invece abbiamo completato, vi ricordo giù tutti i giù nel box informazioni ci sono tutti i link. Se vi va di iscrivervi, vi ringrazio quelli che si iscrivono, vi ringrazio qui quelli che mi seguono anche su Instagram, perché comunque un modo lo trovo. Ho questo posto per dire grazie. E che altro dirvi? Nulla, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!